Anche questo weekend ci ritroviamo con WhatsApp on Spazio Games per fare il punto sulle novità più interessanti di cui abbiamo parlato nel corso della settimana. Come sapete, è stata la settimana del QuakeCon, dal quale sono arrivati alcuni nuovi video per giochi molto attesi. Prima di tutto, come anticipa il nome, è stato mostrato Quake Champions, che ha visto venire presentato per la prima volta il suo gameplay. Abbiamo quindi visto in azione campioni vecchi e nuovi con ID Software, che promette un gameplay frenetico e ideale per gli eSport. Promette invece tantissima libertà d'azione Prey, la nuova fatica di Arkane Studios, dove vestirete i panni di un umano inviato in una stazione spaziale per degli esperimenti, che sarà poi presa d'assalto da alieni estremamente inquietanti. Voi, e solo voi, dovrete cercare di salvare gli altri abitanti e la stazione, con abilità uniche che vi faciliteranno il compito e in un'atmosfera che a livello artistico sembra davvero molto promettente. Buone notizie per chi era in attesa di Inside. Dopo il successo avuto su PC e Xbox One, il nuovo gioco targato Playdead ha ora una data d'uscita anche su PlayStation 4. I giocatori della console Sony lo troveranno disponibile dal prossimo 23 agosto. Non ha sicuramente ottenuto la stessa approvazione il nuovo gioco Ghostbusters, stroncato dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo. Le cose non sono andate bene per il team Fireforge, che nei mesi precedenti aveva accumulato conti abbastanza preoccupanti da dichiarare bancarotta appena dopo l'uscita di Ghostbusters. Non stupisce peraltro che quest'ultimo gioco non sia venuto come previsto, dato che è stato sviluppato in soli 8 mesi e in concomitanza con altri due progetti. Rimaniamo in tema di notizie non proprio felicissime per parlarvi anche di Outlast 2, che è stato rinviato al primo quarto del 2017. A farlo sapere sono stati direttamente gli sviluppatori tramite un post sulla loro pagina Facebook, dove si sono scusati per la decisione, presa però per assicurarsi che il gioco, alla sua uscita, sia un prodotto di qualità. Si sta concentrando sui suoi progetti futuri anche Ubisoft, che dopo aver annunciato che il suo Just Dance arriverà anche su NX, ha fatto sapere di avere in cantiere anche altri giochi ancora non svelati, destinati proprio alla console della casa giapponese. Secondo la compagnia francese, infatti, con la sua futura NX, Nintendo ha in mano il potenziale per cambiare il modo in cui le famiglie vivono i videogiochi. Rimaniamo in attesa di scoprire tutti i dettagli sulla console e di riferirveli. Intanto in casa Microsoft è stata lanciata Xbox One S, la console ridotta rispetto alla Xbox One originale. Come emerso dai primi unboxing e dalle prime foto, il lavoro fatto dalla casa di Redmond è sicuramente pregevole, al punto che ora la console risulta anche più piccola di PlayStation 4. Oltre ad un consumo inferiore, Xbox One S è anche leggermente più potente di Xbox One grazie ad una GPU overclockata, mediante la quale è possibile guadagnare qualche frame in più nel frame rate dei giochi che non l'hanno bloccato. Si riducono inoltre anche le presenze di effetti sgradevoli come il tearing e lo stuttering. La settimana ha visto tra i suoi protagonisti anche Pokémon Sole e Luna, la prossima coppia di videogiochi Pokémon in arrivo su Nintendo 3DS. Nei giorni scorsi, infatti, Nintendo ha fatto sapere che all'interno dei giochi vedremo anche le nuove mosse Z, particolarmente potenti e utilizzabili una sola volta per scontro. Ad esse si affiancherà anche un braccialetto reale, simile a quello già visto per Pokémon Go, che si illuminerà e reagirà quando nel gioco utilizzerete le mosse Z. Inoltre, Nintendo ha ricordato che i due giochi saranno ambientati nell'arcipelago delle isole Alola, con tutti i nuovi Pokémon locali. Trovate il nostro report completo delle novità sul nostro sito spaziogames.it. Visto l'arrivo delle Olimpiadi, anche Blizzard ha deciso di celebrare l'evento nel suo Overwatch lanciando i giochi estivi, tra cui la modalità Lucio Ball, che si rifà al calcio, rendendolo però decisamente più folle. Le novità sono già disponibili e potete cominciare fin da ora a dedicarvi a questo evento stagionale. Non arrivano invece notizie felicissime per i giocatori PC intenzionati ad acquistare PES 2017. Adam Batty, brand manager della serie per conto di Konami, ha infatti dichiarato che non ci si può aspettare nemmeno quest'anno che la versione Windows sia all'altezza di quelle su PS4 e Xbox One. Piuttosto, il gioco su computer sarà un ibrido tra la vecchia e la nuova generazione. Il debutto, vi ricordiamo, è fissato per il prossimo 15 settembre. Ricordiamo ai giocatori PC che ora è disponibile la nuova scheda grafica Nvidia Titan X Pascal, che potete portare a casa con 1.329€. Tra le specifiche, la GPU vanta 3.584 CUDA con clock a 1.42 GHz, che arriva in overclock a 1.53. In aggiunta conta su 11 teraflops e 12 miliardi di transistor, che favoriscono il fatto che, come mostrato dai primi benchmark, la scheda grafica garantisce quasi 60 frame al secondo nel gaming in 4K.
Vi ricordiamo anche che sono arrivati in settimana i primissimi dettagli sul Season Pass di Final Fantasy XV. Secondo quanto riferito da PlayStation Store giapponese, dovrebbe includere 6 DLC dedicati ai protagonisti e in un caso alle vacanze natalizie. Si parla anche di una nuova modalità, della quale però dobbiamo ancora scoprire tutti i dettagli. Il prezzo di vendita del Season Pass dovrebbe essere intorno ai 25€. Chiudiamo con un gradito retroscena legato a una sezione storica di Final Fantasy X. Superata la città di Lucca nella gradinata verso la via Mihen, Tidus e Yuna si fermavano a osservare il panorama e a incoraggiarsi a vicenda, lei per il suo pellegrinaggio e lui per le recenti scoperte legate alla natura di Sin. A questo punto i due ragazzi si lanciavano in una risata volutamente forzata, diventata negli anni un tormentone della rete. In merito a questa scena, lo scrittore ha svelato che la sua fonte di ispirazione è stata un corso di recitazione che stava frequentando all'epoca, dove tra gli esercizi in cui si impratichiva c'era proprio il doversi forzare a ridere. Anche per questa settimana è tutto, Spazio Games vi dà appuntamento a sabato prossimo per un nuovo episodio della nostra rubrica WhatsApp.